Oggi abbiamo visto anche a margine della presentazione della San Nicola Half Marathon anche la consegna delle maglie per coloro che andranno a fare la maratona di New York con il logo diciamo di Bari, una piccola operazione di marketing territoriale. Sì, proviamo in tutti i modi a far conoscere la nostra città. Abbiamo presentato avantieri un video che fa conoscere le bellezze della nostra città, un video anche molto simpatico. Attraverso le maglie con il logo cercheremo di attirare l'attenzione di tante persone che arrivano da tutte le parti del mondo per correre la maratona di New York, l'attenzione su quella maglietta e quindi sulla nostra città. Spero che tante persone continuino a venire alla nostra città, città che ormai si caratterizza come una città turistica, perché per fortuna nella regione che fa il maggior tasso di crescita di turismo nel nostro paese rispetto alle altre regioni italiane, la città di Bari fa ormai da 2 anni da traino. Tra l'altro abbiamo appena sentito che diciamo è prossima anche la maratona, non solo la mezza maratona. Beh, vorremmo organizzare anche la maratona, però come ha detto oggi l'assessore Petruzzelli è giusto consolidare il risultato sulla mezza maratona, che è già un percorso importante per la nostra città, così come ci siamo caratterizzati negli anni per la 15 km che l'anno scorso ha visto la presenza di 12.000 persone. Vorremmo portare numeri più alti per la mezza maratona e poi magari cominciare a pensare un po' più in grande alla maratona anche qui. Corriamo di nuovo a Bari con la stessa emozione, la stessa voglia e la stessa forma dell'anno scorso, o cercheremo di far meglio? Ma allora, quest'anno faccio la gara corta, quindi mi diletterò nella 10 km, che per me è una novità perché l'anno scorso avevo corso la mezza. Quindi in volata quest'anno. Esatto, sì, l'entusiasmo è sempre altissimo perché comunque qui mi sento veramente in famiglia, mi sento a casa e poi un sole così, ma noi ce lo sogniamo al nord, quindi ben venga Bari e ben venga questa 10 km. Prossimi appuntamenti per te importanti? Ma diciamo sul lungo, il prossimo anno ci saranno gli europei a Berlino e punto a quelli, punto a far bene. Ovviamente ci saranno delle gare nel mezzo dove testerò il mio stato di forma. Spero solo di star bene perché ultimamente sono rimasta un po' diciamo ferma per infortuni, quindi spero veramente di riuscire ad allenarmi con continuità. Magari se ti vieni ad allenare a Bari con questo sole... Ah, veramente, ci sto seriamente pensando, visto che c'è Veronica Inglese che abita a Barletta poco distante, abbiamo già deciso, quando lei starà meglio, di fare un periodo di allenamento anche qua. Allora, MG Sport per il secondo anno consecutivo a Bari con la promozione e con la San Nicola Half Marathon, se potesse chiedere qualcosa all'amministrazione, che comunque insomma è sempre molto partecipativa, che cosa chiedereste? Ma guarda, l'amministrazione fa già un grossissimo lavoro e su questo noi non possiamo che essere riconoscenti. C'è ancora molto da fare e quello che io vorrei semplicemente è che loro ci dessero la possibilità di promuoverli, perché Bari e la Puglia sono secondo noi un brand molto esportabile che può avere un appeal enorme, come già dimostrano tutti i dati sul turismo e sull'affluenza in Puglia. Per cui noi crediamo che siano brand molto validi e che hanno molta presa sulla gente. Vorremmo semplicemente un aiuto a poterli promuovere, siccome abbiamo un progetto che è già in atto da 4 anni di promozione a livello internazionale dei nostri eventi, semplicemente gli chiederemo di volerne far parte. Tutto qua.